Io ho iniziato all'inizio di quest'anno a scrivere, anzi, avevo già iniziato prima, della verità. Ho scritto tanto, in particolar modo, insomma, con riferimento a questa canzone, quando mi sono trovato in studio a lavorarci, penso che la canzone mi abbia chiesto un punto di vista differente dal mio. Non soltanto differente dal mio, ma abbastanza distante dal mio. E quindi avevo conosciuto Jake mesi fa durante una trasmissione televisiva. C'è stata subito, insomma, simpatia fra di noi, c'è simpatia fra di noi, sembra la canzone. L'ho chiamato e ci siamo visti in studio. E come pensavo, il suo punto di vista ha spostato degli equilibri all'interno di questa canzone. E devo dire che è stato immediatamente efficace, subito, oltre che efficiente, perché insomma ha scritto veramente in pochissimo. Quindi sono felice di aver avuto ragione in questo senso, perché mi sono trovato. Ci siamo trovati umanamente molto bene, soprattutto anche da un punto di vista musicale, che non è scontato, ci siamo trovati molto bene. La fase creativa, che adesso si è conclusa perché il disco ho finito di scriverlo, è stata una fase creativa, come dire, abbastanza variegata, perché ho scritto, ogni canzone è stata scritta in un modo e con un approccio diverso. La bellezza della musica è che è facile giocarci, ci puoi giocare tanto con la musica. E a me è sempre piaciuto l'elemento del gioco all'interno della musica. Io non ho mai fatto writing session per i miei primi dischi. Ho partecipato a tante writing session quando facevo l'autore, e quindi ne ho fatte tantissime. Non avevo orari. Non avevo schemi o schematismi all'interno dei quali muovermi, e ho scritto in maniera molto libera. E se mi veniva in mente di scendere in studio alle 8 di sera, lo facevo, e magari stavo fino alle 5 di mattina. E godere di questa libertà durante una fase creativa e durante un periodo in cui scrivi canzoni è importantissimo, secondo me, ma quelli che fanno il mio lavoro lo sanno esattamente di cosa parlo. Perché poi mi confronto costantemente con altri colleghi, amici che fanno questo lavoro, e tutti concordano sulla stessa cosa, che non sempre andare in studio alle 10 di mattina, perché devi andarci, perché lo devi fare, ti può portare per forza ad un risultato. Poi magari anche sì, magari anche sì. Però ecco, è stato un approccio creativo molto libero sotto tutti i punti di vista. Ecco, questo approccio, che in apparenza è frammentario, è frammentato, in realtà non lo è, perché per quel che ho potuto vedere è come seminare, seminare, seminare e poi tornare sulla semina dopo un po'. Intanto lasciare le canzoni sedimentare un po', anche le idee, anche se non sono finite, può essere una cosa utile, perché poi ci sono ritornato capendo che magari quello che mi sembrava giusto, magari non lo era così tanto, magari un elemento, oppure quello che avevo cancellato, sai che forse ne sento la mancanza, quindi rimettermi a rifarlo, e magari rifacendolo scopri che non è né A né B la direzione giusta, è un'altra cosa, un'incidenza fra le due che ti porta in un'altra direzione. Ecco, quando fai delle writing session, il più delle volte questo tipo di libertà non ce l'hai, perché se c'hai il diktat del tempo, che in qualche modo devi rispettare, perché ti trovi in uno studio, perché sei con delle altre persone. Poi in realtà tutti gli altri dischi io li ho fatti sempre, avevo già le canzoni perché le avevo scritte durante l'anno, però tutti gli altri dischi sono stati fatti prima di andare a Sanremo, no? E quindi ad un certo punto mi sono trovato sia nel 2016 che nel 2017, 2015, scusami, 2016, 2017, perché poi i dischi sono usciti l'anno dopo. Mi sono trovato a fare tre dischi a dicembre. Sono quelle Sì, carine. mi sono trovato a fare a dicembre. Per fortuna avevo tante canzoni, quindi diciamo il lavoro di scrittura, eccetera, era già stato fatto. Quindi ho semplicemente registrato le cose che andavano registrate di nuovo e ho curato la produzione. E poi, vabbè, i vari recording, batterie, bassi, chitarre, eccetera.
Invece in questo caso ho avuto più tempo, ma anche nel caso di Tribù Urbana, quello è stato un disco fatto anch'esso a dicembre. In effetti, tutti i dischi li ho fatti a dicembre. Questo è l'ultimo disco, è l'unico disco che non ho fatto a dicembre, cioè che ho terminato prima. Inauguri però il percorso con il singolo a dicembre. Però in effetti poi il link c'è perché esce a dicembre. Beh, tanto dipende anche dall'ambito all'interno del quale ti muovi, perché tutti noi siamo soggetti all'ambito nel quale ci muoviamo, ovviamente. Però riuscire ad essere libero e non condizionato dall'ambiente in cui vivi, soprattutto da quello in cui lavori, è un gran bel esercizio che devi fare con te stesso. Il coraggio non è soltanto il coraggio di sapersi prendere delle cose, ma anche di saper rinunciare a delle cose, in questo caso. Quindi a volte lasci andare delle cose per lasciare spazio ad altre. E questo, è sicuramente una visione più a lungo termine, no? Anche all'interno del pensiero, all'interno del progetto, però è qualcosa che richiede una dose di coraggio. Sai, poi il coraggio è una cosa anche che affronti tutti i giorni, no? Perché magari accadono cose per cui non credevi di dover essere coraggioso. Quindi il coraggio non è soltanto quello che fai, ma a volte è il modo in cui tu sei, il modo in cui sei fatto, la tua pasta. È più Certo. facile lasciarsi trasportare, sicuramente non richiede una grande dose di coraggio, però in realtà pensarci bene forse anche quello lo richiede, perché sai che magari lasciandoti trasportare, magari verrai portato in un luogo diverso rispetto a dove volevi essere. Diventa Quindi, consapevole, però, ovviamente. esatto, richiede anche la consapevolezza e la consapevolezza comunque richiede coraggio. Quindi, come la metti e la metti, il coraggio ti serve. Ma questo non te lo saprei dire, perché poi alla fine queste classifiche sono fatte in base agli ascolti che gli utenti mettono in pratica. Quindi, non ti saprei dire per quale motivo la classifica è dominata da uomini, però insomma, chi va ad ascoltare le canzoni va ad ascoltare le canzoni in maniera libera, nessuno gli impone di ascoltare quello piuttosto che quell'altro artista. Penso anche che ci dovrebbe essere una sorta di divisione per genere delle classifiche, secondo me. Perché il mondo del pop è diverso dal mondo Genere musicale, del sì. esatto, per genere musicale intendo. Comunque il mondo del pop ha degli ascolti diversi, ha degli streaming diversi, ha anche una cultura di approccio diversa. Cioè, quando parlo di cultura intendo il modo in cui si presenta, anche da un punto di vista visivo. Un artista pop è diverso da un artista urban, anche nella fruizione da parte degli utenti della musica. Quindi quando vai ad accorpare queste classifiche va da sé che insomma in questo periodo storico un determinato genere musicale sia più programmato, più streamato, più utilizzato, eccetera, quindi è naturale che questo in questo periodo avvenga, così come in passato avveniva che magari, che ne so, il periodo del cantautorato di un certo tipo e c'era la dominazione da parte dei cantautori, poi la musica squisitamente pop dai primi 2000, eccetera, questo il periodo storico dell'urban in tutte le sue accezioni, no? Quindi se si accorpano tutte le classifiche, è normale che nei primi 10 posizioni ci siano artisti di quella natura lì. Perché C'è proprio una cultura no, guarda, io non è un ambiente che conosco molto bene, quindi non so se abbia molte o poche donne esponenti di quel mondo, però mi viene da pensare che se facciamo delle classifiche pop, le classifiche pop quest'anno sono dominate da Annalisa, da Elodie, ho visto anche Madame, eccetera. Perché il pop ha un linguaggio proprio diverso, ha un linguaggio diverso e credo che abbia anche più esponenti, ok, rispetto al mondo urban. Mi viene da pensare questo, però non è detto che io, insomma, sia giusto nella mia analisi. Ma guarda, a dirti la verità non lo so. Io penso che comunque i talent abbiano dato uno spazio che a un certo punto è venuto a mancare ai giovani artisti. E parlo dello scouting. C'era dello scouting fino a un certo periodo, fino a una certa epoca, diciamo così. Ad un certo punto lo scouting è venuto meno. Però quando lo scouting viene meno, nel senso più canonico del termine, tanti locali chiudono,
non si può suonare dal vivo. Io l'ho proprio vissuta questa transizione quando suonavo in giro con le mie band, eccetera. C'erano molti più locali in cui suonare, ma locali medi, medio piccoli. A un certo punto i locali medi, medio piccoli, anzi quelli medi, sono scomparsi quasi del tutto, sono rimasti quelli giganteschi o quelli piccolissimi, ma quelli giganteschi ci arrivi dopo un po', non li fai subito. E i Talent hanno messo a disposizione la loro struttura, comunque una piattaforma per far conoscere dei nuovi talenti. Infatti ce ne sono stati tanti. Adesso che i Talent siano un po' stanchi, sai, il format del Talent è sempre quello, non è che è cambiato, poi magari sono cambiate delle piccole cose. Forse il pubblico percepisce diversamente quel tipo di esperienza, perché se andiamo a guardare X Factor o Amici 10 anni fa, il format è quello, cioè ci sono dei giovani talenti che si esibiscono, ci sono i giudici, è sempre stato così, no? Forse il pubblico percepisce in maniera un po' differente adesso il modo in cui li guarda, ecco, è un po' diverso, magari perché ce ne sono stati tanti in questi anni e magari hanno voglia di, le persone hanno voglia magari di scoprire qualcosa di diverso o magari scoprirlo in un modo diverso. Però credo che i talent abbiano avuto un ruolo importante nel far conoscere dei giovani talenti che altrimenti non so se avremmo conosciuto. Ti dico anche un'altra cosa, che i talent sono stati importanti anche per gli autori, perché con i talent è aumentato il numero di cantanti, no? E tutti questi cantanti che uscivano non tutti scrivevano, avevano bisogno di canzoni. Infatti è coinciso col periodo in cui gli editori hanno cominciato a firmare tanti autori, io ero fra questi, perché c'era bisogno di un gran numero di canzoni, e quindi i talent sono stati importanti non soltanto per i giovani talenti cantanti, sono stati importanti anche per gli autori, che hanno avuto la possibilità di farsi conoscere intanto come autori, di scrivere tante canzoni. In qualche modo abbiamo iniziato tutti da lì, quelli della mia generazione, no? Abbiamo iniziato a scrivere canzoni per i ragazzi che erano ad Amici oppure ad X Factor, no? Io ho scritto tanto per Mengoni, ho scritto tanto anche per, ho scritto diverse canzoni anche per Annalisa che usciva da Amici, poi ho scritto per Emma, eccetera, che poi prima erano figli di quel tipo di talent, poi hanno preso la propria strada e sono diventati degli artisti di livello altissimo. Il talent è, come dire, è una piattaforma, e se tu vali, la gente si accorge che tu vali. Ci sarà un album, adesso non so esattamente quando uscirà, però ci sarà un album e poi ci sarà un tour che non vedo l'ora di fare, perché la musica dal vivo, insomma, è sempre una grande esperienza, sia dal palco sia di fronte al palco. Nel mio caso dal palco, non sono molto, molto felice, non vedo l'ora. Grazie. Grazie a te.